Siamo adesso con la professoressa Nappi. Professoressa, buongiorno, grazie di essere con noi. Il ruolo della contraccezione orale nelle donne che hanno problematiche con il ciclo, dalla più semplice non regolarità del ciclo, pensiamo invece alle cose più importanti come l'endometriosi o quant'altro, è sempre stato estremamente importante. Con la pillola di oggi può cambiare qualcosa? Perché la presentazione sicuramente di una pillola che ritarda la mestruazione o comunque rende possibile averla solo poche volte all'anno, magari in donne che hanno problematiche, può lasciare un po' sconcertata. Che tipo di opportunità per donne con problematiche? È un'opportunità grandissima, innanzitutto perché è stata proprio studiata con questa specifica indicazione di ridurre la mestruazione. È chiaro che la mestruazione possono decidere di ridurla per frequenza e per intensità tutte le donne, ma è naturale che sono le donne che hanno mestruazioni problematiche, e qui parliamo in genere di donne che hanno anche 3 o 4 giorni al mese che sono KO per colpa delle mestruazioni, prendono moltissimi analgesici, pensiamo al dolore di pelvico legato proprio all'endometriosi, come dicevi, oppure anche a donne che hanno cefalea periodica con le mestruazioni. Quindi è chiaro che per queste donne è una vera e propria opportunità. Non avere il ciclo significa non soltanto, tra l'altro, non avere i sintomi, ma significa anche non avere proprio il flusso mestruale, che è un induttore di infiammazione a livello sia dell'apparato pelvico, ma non dimentichiamoci che alcune sostanze che vengono rilasciate, prime fra tutti le prostaglandine, sono dei mediatori del dolore che vanno in circolo, quindi possono influenzare anche la percezione del dolore a livello cefalico. È chiaro che una donna che ha sintomi sarà più contenta di usare una pillola che non fa venire le mestruazioni. Una donna che ha delle mestruazioni belle, tranquille, regolari, per ritmo, intensità e durata, può tenersi la sua mestruazione così com'è, può usare un contraccettivo che fa venire la mestruazione tutti i mesi, quindi questa è solo una nuova opportunità. Anche l'importanza della personalizzazione di una contraccezione, le giovani spesso identificano contraccezione con assenza di gravidanza e quindi profilattico uguale a pillola ormonale piuttosto che altre forme, e invece un percorso in ogni età della donna che vada a valutare tutta la sua patologia o non patologia, ma comunque le sue esigenze. E certo, questo è il motivo per cui la pillola è in mano al medico. Perché? Perché non è una scelta così di stile di vita, ma deve essere tagliata su misura per le esigenze di quella donna. Il condom è molto importante, ma è importante per proteggersi dalla malattia trasmissione sessuale. Poi, certo, può avere anche un effetto di barriera contraccettiva. Però le pillole non sono tutte uguali, oggi noi abbiamo sempre di più un ventaglio di possibilità ed è solo il medico che, guardando una serie di caratteristiche della donna, non dimentichiamo, è necessaria comunque, la cosa più importante prima di prescrivere una pillola è un dialogo, è fare bene la storia personale, la storia familiare, perché per fare in modo che quella scelta che noi facciamo sia quella più piena di benefici, che oggi noi chiamiamo extra contraccettivi. Quindi, al di là del fatto che io prendo la pillola per non avere bambini e decidere quando e come riprodurmi, ma la prendo per cercare di guadagnare qualcosa in più, meno dolore, meno sindrome premestruale e così via, e perché no anche tanta prevenzione per il futuro, perché siamo in giorni in cui stiamo parlando di contraccezione, ma si parlerà molto anche di tumore dell'ovaio, perché è la giornata mondiale proprio a maggio del tumore dell'ovaio. Ricordiamoci, prendere una pillola contraccettiva, qualsivoglia essa sia, dai 20 ai 30 anni ti riduce del 50% il rischio di avere un tumore dell'ovaio in futuro. Impariamo a pensare oltre il momento della giovinezza per proteggerci nella nostra vita adulta e, perché no, anche negli anni a venire. Grazie mille professoressa, buon lavoro.